Ciao a tutti amici e bentornati in Foundation, come al solito io sono Ambrosio Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video, terza puntata di Foundation di questo gioco bellissimo, perché è un gioco bellissimo, figosissimo e non vedo l'ora di andare avanti e lo faremo in questa puntata per vedere che cos'altro succede, però amici prima di iniziare vi voglio ricordare che siete voi la mia pubblicità, per cui condividete il video, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanella così da non perdervi neanche un video. Vi ricordo che in descrizione c'è anche la playlist per seguire tutta questa serie, come sul canale ci sono le playlist per vedere tutti i video in serie. Quindi, ad esempio, se vi capita, e capita questa cosa qua purtroppo in YouTube, e io comunque metto la playlist in ordine dall'episodio 1 all'episodio X che arriverà. Però YouTube, magari vedendo il video, che ne so, se iniziate a vedere il video 1, magari vi propone il video 4 e non il video 2 in ordine, sappiate che esiste la playlist sia in descrizione sia sul canale. Però magari faremo un video a riguardo così almeno vi faccio vedere. Ma detto questo, amici, vi ricordo anche di iscrivervi al canale Instagram, al canale Facebook, ma direi di andare subito in game. Ed eccoci in game. Nella scorsa puntata siamo andati avanti tantissimo, cioè abbastanza, e abbiamo visto come il nostro villaggio sia veramente cresciuto e migliorato. Alla fine di tutto avevamo costruito qua questa fattoria bla bla bla, e adesso vedremo di finire la costruzione e stiamo iniziando a produrre dei vestiti che, se io vado a vedere qua in tutti i personaggi che abbiamo, tutti i nostri tutte le nostre persone, molti non hanno, ok? Quindi bisogna aspettare un attimo, alcuni ce l'hanno, alcuni no, quindi bisognerà aspettare un attimo, ma io direi che possiamo già venderli, perché vedete è andato a zero adesso, dato un altro villager ha upgradato la propria casa, è andato a zero adesso perché li stanno ancora comprando i nostri abitanti. Però sappiamo benissimo da qua dal commercio, adesso vi faccio vedere, che comunque possiamo venderli, perché ad esempio questo qua li acquista, però ci serve sto cavolo di pane, quindi è per questo che abbiamo iniziato a fare la fattoria, perché poi saremo in grado di vendere i nostri vestiti e quindi farci un bel gruzzoletto. Vi faccio vedere anche che nella scorsa puntata non vi ho fatto vedere, la felicità è aumentata a 85, siamo a 84,72, proprio perché stiamo dando i vestiti ai nostri abitanti e quindi sta aumentando la felicità, gli stiamo dicendo che puoi upgradare la casa e quindi loro aumentano la felicità, varia, vedete, sale e scende, e in più la tesoreria adesso arriva a 1000, prima arrivava a 500 massimo, adesso a 1000. Bisogna fare 500 in una settimana di profitto, quindi bisogna vendere un bel po'. Abbiamo delle spese, abbiamo dei guadagni, bisogna ottimizzarli al massimo. Ora bisogna aspettare che qua finisca la costruzione di questo, perché servono attrezzi e noi ne abbiamo zero. E se non erro, per gli attrezzi abbiamo detto di, appunto, di non comprarli. In realtà bisogna comprare almeno una decina, quindi diciamogli di comprare, facciamo 15. Via, 15 attrezzi, altrimenti non andrà avanti questa costruzione che ci serve per poi progredire nel gioco. E stanno arrivando gli attrezzi, quindi qua andrà avanti la costruzione, sto andando veloce avanti con una velocità maggiore. Giusto per dirvi una cosa, è ovvio che qua vendono gli attrezzi, ok? L'unica cosa però, ecco, perfetto, la costruzione è stata fatta. Però, giusto per dirvi, non è che se noi qua mettiamo 15 attrezzi, il commerciante ci porta 15 attrezzi. Non è così. Perché? Perché non è così? Perché dipende anche dalle altre città quanti attrezzi hanno. Quindi magari noi gli chiediamo massimo 15, cioè massimo 15 comprene, però in realtà magari la città ne produce di meno l'altra città e quindi non ne abbiamo esattamente così tanti. Tanto buona notizia. Iniziamo a mettere a 1 questo, così ce ne procura uno ogni tanto, anche se ne abbiamo 5 in più come da come volevamo. Allora, questa qua, sostanzialmente adesso bisogna assegnarle un abitante disponibile, non li abbiamo,
Diciamogli che attiviamo l'immigrazione, questo è importante perché tutti, e infatti due stanno già arrivando, perché abbiamo tutti, assolutamente tutti i nostri abitanti sono occupati. Abbiamo sbloccato nuove cose, andiamo a vederle. Abbiamo, vabbè, segnale stradale, ok, l'arbusto decorativo, l'albero decorativo. Possiamo andare a sistemare un attimo il nostro villaggio. Possiamo fare la chiesa. La chiesa è praticamente identica a livello di costruzione, cioè non è diversa, ma come progettazione è uguale alla casa del Signore. Bisogna andare a farla. Infatti è uno anche degli obiettivi. La recinzione è usata come decorazione, quindi bene. Poi abbiamo anche la capanna del carbone, che però abbiamo 20 playbay. E come vi dicevo, il rango cambia in base alla casa, cioè più la casa è bella, più il rango da servo della gleba passa a plebeo, poi da plebeo a cittadino, mi pare, una cosa del genere. Miniera del ferro, fonderia del ferro e fabbro. Ecco, quando arriviamo al fabbro siamo in grado di produrre noi gli attrezzi, quindi stiamo andando avanti. Ora, appena arriveranno i due cittadini, credo che uno di questi dovrà necessariamente andare alla fattoria del grano. Poi ci bisognerà sicuramente fare il mulino, perché poi il grano va sminuzzato e poi ovviamente va trasformato anche in pane, quello che ci serve, soprattutto per andare anche a venderlo. Quindi continuiamo questo giro. Ecco che ho segnato Oliver. Quindi molto bene, Oliver lavorerà per noi. Assegniamo anche Antonia. Ora però, qual è il problema? Anzi, non c'è problema. Cosa bisogna fare? Qua si è aggiunto il campo agricolo, ok? Campo agricolo, dobbiamo dirgli praticamente dove mettere tutte, cioè dove piantare le cose. E diciamo che vogliamo piantarle qua, ad esempio. Tutto qua credo che sia ottima come zona agricola, magari togliendo la parte qua che c'è, ovviamente la strada, però questa zona qua io la farei tutta agricola. Ok, guardate qua, andiamo a vedere e vedete come loro stanno ovviamente piantando e poi dovranno mietere il grano. Sono finito dentro un albero. Mietere il grano. Bellissimo. Poi guardate anche, a me piacciono un sacco le stradine che costruiscono. Cioè, dà proprio l'idea del villaggio medievale. Tutto ciò è fantastico. Dobbiamo però andare avanti con le costruzioni. Adesso abbiamo 18 tavole, 22 di queste 5 attrezzi, non male. Andiamo a vedere qua la situazione nella segheria. Ci sono due che lavorano, però va bene. E credo che questi non abbiano i vestiti. Sì, stanno comprando i vestiti, quindi in realtà siamo quasi vicini a vendere i vestiti anche. Bisognerà lavorare un bel po'. Prossima costruzione da fare, che ci serve in ordine, ovviamente il mulino a vento, perché produce materiale qua, quindi del grano turco, e lo cambia, quindi bisogna fare questo cavolo di mulino a vento. Ora, dove lo facciamo il mulino a vento? Guardate, mulino a vento, dove lo facciamo? Dove lo facciamo di bello? Potremmo farlo qua, potremmo farlo qua, qua sull'altura, e ci sta il mulino a vento sull'altura, Ora l'ingresso è questo. Io piazzerei qui addirittura il mulino a vento. O qua e dietro facciamo il campo di raccolta, oppure lo piazziamo qua, che loro tagliano gli alberi. Lo piazziamo qua, direi. Lì il mulino ci sta alla grande. Ora dovrebbero tagliare gli alberi in realtà, però diciamogli che anche qua zona di estrazione, cioè puliamo la zona qua di estrazione. Zona di estrazione dovrà essere anche questa, quindi con pietra e altre cose. Vedete che le stanno tagliando. Ecco, questi non ci daranno quegli alberi lì. Però possiamo anche ripiantarli, c'è un lavoro che ripianta gli alberi, quindi mal che vada possiamo anche ripiantare degli alberi. Quindi qua gli diamo zona d'estrazione, tanto alberi per ora li abbiamo. Però c'è comunque adesso campo della guardia forestale, questo qua utilizzato per rimboschimento, quindi possiamo anche utilizzarlo per rimboscare. Ecco qua che lui è arrivato, qua per costruire il mulino a vento. Intanto qua loro stanno lavorando ed è fantastico. Aspettiamo che lo facciano. E il mulino è stato fatto! Fantastico! Solo che non abbiamo abitanti. Ora chiederei ad Antonia a questo punto di andare al mulino. Quindi magari trasforma il grano in farina, quindi fare il mugnaio. Quindi qua adesso dovrebbe esserci Antonia. Dove cavolo è? Dai, Antonia, forza, vieni qui. Ecco che è partita Antonia. Ecco qua che è partita. E il mulino sta andando avanti. Guardate che bello che è. E poi sull'altura, veramente bello, bello. Mi piace un casino questo gioco.
Dobbiamo andare avanti nelle costruzioni, assolutissimamente. A questo punto serve fare la panetteria. Ora, la panetteria io la farei nella zona qua dove abbiamo. Dove cavolo sto andando? Ecco, nella zona qua dove in realtà abbiamo già fatto qualcosa, cioè la costruzione. Adesso mi sto prendendo un attimo con la videocamera. Vieni qua, ok. Calmi, qui, ok. Da questa parte qua abbiamo il magazzino, appunto. Da questa parte qua abbiamo il capanno del tessitore e io ci metterei anche la panetteria. Ora, da che parte la mettiamo la panetteria? Occupa un fottio la panetteria e mi sa che non abbiamo neanche le risorse perché ci costa 300 e noi abbiamo 2,75. Quindi in realtà ci costicchia non male. Quindi per recuperare soldi, qua avevo ancora aumentato questo perché ci servivano gli attrezzi, li mettiamo a 1 e attendiamo di avere 300 per fare la panetteria. L'altra cosa che possiamo fare è la chiesa, che dobbiamo assolutissimamente fare. Anche qua la chiesa. Allora, la chiesa da tutte queste parti qua, dove cavolo la facciamo? L'idea iniziale era farla magari qua, cioè di fianco alla casa del Signore, oppure era di farla qua, ma qua ci ho già piazzato il mulino. Quindi in realtà, cioè sta cavolo di chiesa o la mettiamo qui, cioè dietro qua, che potrebbe essere un'idea, di fianco al campo d'estrazione, perché di solito le chiese in realtà vengono costruite sopra dei monti o comunque, cioè, per farle vedere, le tengono in alto, quindi in realtà bisognerebbe costruirla in alto. Ora, possiamo anche decidere il materiale. Abbiamo stone, oppure rossa, oppure blu, cioè, color così, rossa, blu, che in realtà qua fa vedere sempre uguale. Io la piazzerei rossa giusto per cambiare. Questo è il nucleo, quindi è un tantino grosso. E cavolo, la chiesa qua però a me non è che mi piace tanto metterla sotto il monte, mi piacerebbe metterla sopra qua, magari qui da questa parte qua. Ora il verso della chiesa ovviamente potrebbe essere così, da questa parte qua così, non troppo attaccata al Signore ma vicino alla strada. Magari questa zona qua la farei così. Questo pezzo qua. Questo qua è quanto vogliamo che il nucleo sia alto. Possiamo andare altissimi, ma non è il nostro caso. Anche perché, come sapete, costicchiano. Cioè, più è grosso, più costicchia. La torre grande, che è alla fine il campanile, lo mettiamo da questa parte qua e lo alziamo. Cioè, deve essere un bel campanilaccio. O così. Poi c'è anche una torre piccola che è la. Non so se avete presente, ma insomma, la torretta, vedete questa con la campana? Che qua dovrebbe esserci la campana, però. Due campane. Perché ci dovrei mettere due campane? Potrei metterla qua, però, eh. Tipo così, alta così. Sotto. Non è male, sai, così. La torre piccola, la torre grossa. Il nucleo, va bene, ok. Abbiamo deciso che lo mettiamo qua. Vediamo un po', la porta, la porta, se vuoi non entrare in chiesa, la porta a me piacerebbe farla da questa parte qua, così. Dopodiché, estensione A sono le varie estensioni della chiesa, ma io direi di non farle per ora. Torre rotonda, direi di non farla. La croce, non vuoi mettere la croce in chiesa? Cioè, adesso va bene tutto, ma la croce va messa. Va messa, che cavolo, se, ecco, devo stare attento a schiacciare il tasto destro, perché il tasto destro magicamente va via tutto, anzi non magicamente, è così. Croce l'abbiamo messa, c'è il gargoyle. Cavolo, il gargoyle lo metto. Piazzo il gargoyle qua, è eccezionale. Vetrata. La vetrata è tipica delle chiese. E vuoi non mettere una vetrata? Ora però la vetrata ci starà qua. E non la fa agganciare ad esempio. Oh sì. Dove cavolo la fa agganciare? Agganciata anche la vetrata. Ora, albero decorativo, direi di no. L'arca, cioè, ok, è tipo un arco, ma non ci interessa per ora. E la fontana a muro, direi che possiamo anche farla magari qua. Così. E direi a questo punto, inizio costruzione. E qua avremo la nostra chiesa. Ora, ovviamente con il tempo. Intanto i villager, i nostri villaggianti, i nostri cittadini, stanno upgradando anche la casa. Andiamo a vedere un attimo le risorse, perché qua. Bisogna vedere le risorse. Abbiamo un bel po' di farina. Abbiamo un bel po' di farina. E però non abbiamo ancora terminato
Abbiamo 381, quindi in realtà sì. La chiesa ovviamente non è ancora terminata, però possiamo costruire tranquillamente ora la panetteria e poi fare anche ovviamente il mercato del pane dove venderemo il nostro pane. Ora la panetteria è abbastanza grossa. È abbastanza grossa e abbiamo detto che la facciamo da questa parte qui. Ora, panetteria, andiamo a vedere un attimo. Il davanti è questo qua senz'altro. Io lo caccerei qui. Proprio in mezzo qua. Eccola qua la nostra panetteria. Ecco, panetteria che... Cavolo, aspettiamo che costruiscano qualcosa. Intanto guardate qua. Si è formato anche una strada da questa parte qua. Quindi oltre alla strada che va sopra di qua, ce n'è una anche che va di là. Mamma mia, il nostro villaggio cosa promette bene? Promette tantissimo e bene. Il nostro magazzino ci sta alla grande. Dobbiamo produrre il pane per sbloccare la rotta commerciale per Notburi, perché così possiamo vendere anche altra roba e ovviamente acquistare altre cose. Ora io inizierei a vendere i vestiti, se siete d'accordo. Farei vendi, abbiamo 0 vestiti, iniziamo a venderne uno ogni tanto. Se c'è richiesta in una delle città dovrebbero venderli. Quindi potrebbe essere utile. Intanto qua continuano a produrre, qua abbiamo la farina. Perfetto, l'unica cosa è a questo punto aspettare, gli attrezzi finiscono sempre, cioè è tassativo che gli attrezzi finiscono sempre. Qua ce ne vogliono 55 su questa chiesa. Non l'abbiamo fatta grossa apposta, cioè non l'ho fatta grossa apposta per evitare che ci costi tanto, ma ci costerà comunque tanto. Cioè, vi assicuro. E qua abbiamo ad esempio altri 20 attrezzi. Cavoli, quindi dobbiamo commerciare un bel po' di attrezzi, almeno a botte di 25, che ci costeranno tantissimo, veramente tanto. Però è indispensabile fare questa cosa qua per appunto migliorare la situazione. I cavoli, cioè ci servono per le costruzioni, quindi vai a botta di 25, il nostro patrimonio va giù e sicuramente questo non lo faremo, però potremmo costruire la chiesa che in un qualche modo aumenterà la felicità che adesso è scesa e siamo addirittura, cioè 6 giorni, 20 di popolazione, cioè amici, eccezionale. Possiamo vendere più tavole? Possiamo vendere più tavole, abbiamo 30, lo alziamo di 2 magari. Abbiamo anche legno. Mamma mia, cioè il legno possiamo venderlo. Possiamo venderlo a 20. 20 di legno li possiamo vendere anche. Qua il cibo ne stiamo già vendendo, lasciamolo così. Le tavole andiamo anche a 35. Sto vendendo un bel po' di cose. Vestiti 1, ok. Perfetto. Guardate, le tavole sono scese a bestia perché stiamo anche costruendo, quindi le vendiamo e costruiamo. Guardate che movimento che c'è nel villaggio, bello! Come ultima cosa di questa puntata, direi di aumentare la zona residenziale, perché qua era la zona di estrazione, dove ora in realtà non c'è più niente di estrazione, bisognerebbe ripulire tutta quest'area per l'estrazione. Che vedete qua, alberi non ci sono più e tutta questa cosa qua ovviamente ci dovrà diventare territorio residenziale. Ah, vedete che abbiamo anche il rimboschimento, quindi possiamo rimboscare un po'. Magari lo faremo. Però attualmente questa zona qua vorrei che fosse zona residenziale. Per ora, poi in realtà possiamo anche tirare giù tutto, però attualmente direi qua zona residenziale. Magari qua puliamo bene la strada onde evitare che ci creino magari qualcosa che non vogliamo. Però qua zona residenziale dove i nostri cittadini possono ovviamente costruire le proprie case. Serviranno forse attualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per 2, 16. Abbiamo 20 abitanti, però magari c'è qualche nucleo che ne ha 3. Ma in realtà guardate qua ne sta già costruendo una. Qua ho dato la priorità sulla panetteria per costruire la panetteria. Stiamo comprando attrezzi, ovviamente abbiamo pochi soldi perché gli attrezzi costano un fottio. E anche qua vedete la chiesa, guardate il pezzo di campanile costruito a metà, eccezionale. Però stanno costruendo, un po' alla volta stanno costruendo, un po' alla volta vedete, stanno
andando avanti tutto alla perfezione. Ma amici, per questa puntata vi dico che è tutto. Vi voglio ricordare, come al solito, di lasciare un bel like, un commento, una condivisione, il mi piace. Iscrivetevi al canale di YouTube, attivate la campanella, iscrivetevi a Facebook, iscrivetevi a Instagram ed amoruce tutto. E ci vediamo ovviamente al prossimo fottutissimo video. Con qualsiasi video che faccio col canale, e un saluto anche a, faccio un saluto ai programmatori Foundation perché è un gioco bellissimo. Ciao a tutti!